Ci siamo tutti? Sì. Ok. E per le persone che ci ascoltano da tempo, riuscite a vedere il mio schermo? Sì, però io ho condiviso lo schermo su Skype, dovrebbero riuscire perché questa sarà pratica, quindi dovrebbero insomma vedere perché sentire Allora, aspetta che me. Sì, noi vi sentiamo. Perfetto. Perché come dicevo, questa sarà. Eccoci, bentornati. E dicevo, questa sarà una parte un po' molto più pratica. Quindi è importante vedere lo schermo perché faremo delle cose, una specie di esercizio, diciamo, insieme. In modo che vediamo quello più o meno gli stessi concetti che abbiamo visto stamattina, ma in maniera molto diversa, ovvero operativamente. Questo, diciamo, modo di fare le cose, il modo in cui faccio io le analisi di questo genere. Dunque, premetto, vi proporrò due tipi di test, vi chiedo di seguirmi nel ragionamento e poi lo ripercorriamo. Tutto senza problemi, se avete domande alla fine, se qualcosa non vi è chiaro, lo ripercorriamo senza problemi. Cerco di darvi una panoramica di come io ritengo che si possano svolgere queste analisi. Faremo una doppia analisi, un'analisi qualitativa, umana, dove c'è un apporto dell'analista, e faremo un'analisi matematica, dove le relazioni appariranno chiare grazie ai numeri, dove noi non faremo niente, diciamo, andiamo soltanto a mettere i numeri all'interno di un sistema. Queste, beh, per i chiamanti del genere. No, però mi sa che così non lo registra lì, esatto. Sì. Non registra lui. Sì, Ah, infatti. ok, no, pensavo dovessimo registrare No, anche registrare anche il video dietro. Comunque questi i file vi mando, Sì, ve li confeziono e comunque avendo visto dovreste vederlo, ma tanto l'esercizio ha senso in quanto metodologia, non certo in quanto analisi vera e propria. E dicevo, per gli amanti del genere queste analisi saranno, diciamo, un'analisi semantica e una network analysis successiva. Proviamo a vedere una cosa. Scarpe da ginnastica, keyword molto diciamo generica. Io la definisco una keyword di investigazione commerciale, si può definire in tanti modi. Ad ogni modo, è una keyword che mi è capitato in passato di analizzare. La domanda a cui voglio rispondere è. Cosa cerca un utente quando cerca scarpe da ginnastica? Perché le scarpe da ginnastica sono tante cose. Ci sono scarpe sportive da ginnastica propriamente dette, queste sono da running, queste altre mi sembra che siano da basket o comunque insomma scarpe sportive. Ci sono delle scarpe tipo queste che sono da passeggio, sempre di una marca sportiva ma sono da passeggio, non credo servano a fare nessuno sport o comunque insomma vengono messe anche normalmente per andare in giro. Ci sono scarpe poi più complesse, che magari a prima vista non sembrano scarpe da ginnastica, ma che comunque vi faccio vedere. Quindi la domanda che mi pongo è: ma quando un utente cerca scarpe da ginnastica, che ha la caratteristica di tutte le keyword, le top keyword, cioè volumi molto alti, volumi di ricerca molto alti, SERP molto confuse, tassi di conversione non ottimali? Però comunque è molto spesso il nome della categoria del prodotto e della keyword che tanto il cliente è l'unica che conosce e quindi è l'unica che ci chiede. Cosa cerca l'utente? Qual è l'interpretazione maggiore, se ce n'è una, quella dominante, una comune? E l'analisi cercherà di rispondere a questa domanda fondamentalmente. Come la svolgiamo questa analisi? In diverse tappe. Come prima cosa prendiamo un software, io uso questo, penso conosciate tutti, e ce ne sono tanti, su Zoom, io uso SEMrush. Andiamo su SEMrush, cerchiamo Usiamo anche lo stesso. Sì.
No, perché giustamente magari che chi conosce già lo sa, diciamo, è lo stesso uno degli strumenti che utilizziamo anche noi. Ok, sì, questo semplicemente in realtà ce ne sono tanti altri altrettanto validi, questo è quello che usiamo, che uso io. E mi vado a esportare le correlate. E, importante, questa analisi può partire, io la faccio partire dalle correlate, può partire anche da uno scrubbing del web, del successo. Ci dici a beneficio di tutti come SEMrush estrae le correlate? Sì, attraverso lui considera correlate tutte le keyword dove occorrono i termini che io ho cercato, infatti come vedi la prima correlata, la seconda in realtà, è i termini che io ho cercato. Quando compaiono i termini che ho cercato anche con altri termini, per esempio immagini di scarpe da ginnastica, occorrono tutti i miei termini, anche se c'è qualcos'altro, lui me lo mette dentro. Quindi fondamentalmente associa altre entità diverse all'entità che io ho immesso nel motore di ricerca, facendo il caso della quarta riga, immagini di scarpe da ginnastica. Sono dati presi dal logos di Google, nel senso che Google mette a disposizione di questi software una parte dei suoi dati, quindi sono dati ufficiali e precisi, ma non completi. Infatti, chi fa AdWords lo sa, non corrispondono ai dati del Keyword, che sono diversi perché provengono da un'altra fonte. Sono ad ogni modo dati ufficiali, sono dati forniti da Google. E, dunque, dicevo, io mi esporto le correlate. Questa analisi può partire anche da uno scrubbing del suggest di Google. Quando mi hanno insegnato a fare questo tipo di analisi, partiva dal suggest di Google. A me piace avere i volumi di ricerca, quindi uso un tool, perché mi piace che la correlazione abbia anche un peso. Io dico quanto è pesante questa correlazione, perché deve occorrere un X numero di volte. Chiaro è che se io trovo una correlazione tra due termini, ma non c'è un volume di ricerca apprezzabile, questa correlazione, per quanto semanticamente splendida, potrebbe non essere significativa. Quindi io mi esporto le correlate da SEMrush, ovviamente l'ho già fatto. Sul normalissimo foglio me le vado a prendere, arbitrariamente decido di fermarmi a un certo grado di correlazione, che è il 10%, ma questa analisi può essere fatta in tantissimi modi. Mi veniva bene perché non volevo avere più di 200 keyword, quindi mi fermo a 183. Me le copio, mi apro un Excel che non mi sono aperto, vuoto, me le copio qui, me le tengo qui, vado su un software, questo è un software open source, che mi fa la relazione semantica delle keyword. Le copio e incollo, adesso lo spiego, decido il livello di prossimità a cui voglio eseguire l'analisi, mettiamo un 50%, posso aggiungere o togliere, di ignorare delle keyword che lui troverà nella lista che io gli ho dato, oppure aggiungerne di keyword che non ci sono perché mi interessano a me, e poi gli chiedo di analizzarlo. Che potrebbero essere negative, se ho già esattamente, potrebbero essere negative, potrebbero essere frasi che non ti interessano. Lui mi dà questo, ovvero una lista di correlazioni. Che cosa ho fatto? Fondamentalmente gli ho chiesto di processare tutte queste espressioni, keyword, lemme, chiamate come li volete, che ho messo nella colonna di destra, e gli ho chiesto di trovare delle relazioni, di estrapolarmi delle parole, dei concetti, dei lemmi, che occorrono più di una volta, quindi che hanno delle co-occorrenze. Si va dall'ovvio, ginnastica, da sportive, uomo, donna, insomma, ho una serie di termini che occorrono più di una volta. A questo punto, questa è una, diciamo, sto lavorando i dati, non è ancora un livello di approfondimento abbastanza significativo da potersi definire tale. Mi esporto un CSV di questa analisi, me lo apro, ok, lo devo pulire,
io ovviamente l'ho già fatto, adesso insomma faccio un sostituisci, non so perché questo tool mette una parentesi quadra, una parentesi tonda con tre puntini, lo sostituiamo, lo togliamo perché non ci serve, dopodiché per motivi di, diciamo, di lavorazione del file, perché poi lo andremo a inserire in altri software, me lo devo pulire, mi devo togliere le righe vuote, per farlo vado a fare un'operazione semplicissima che è evidenziare le vuote qua, qui sto facendo una cosa meramente di pulizia, mi vado a cancellare le righe vuote che non mi interessano fino a dove c'è il blu nella colonna, mi elimino le colonne, mi elimino le righe. Perché non è andato sotto? Tolgo il filtro. Ok, non so perché mi ha riportato queste, ma non mi... Vabbè, mettiamo il filtro da qua. E però me l'ha lasciato, non so perché sopra mi ha... Queste me le cancello a mano, scusate. Dopodiché vado a fare la prima analisi di pulizia, nel senso, lui ha trovato una correlazione tra ginnastica e scarpe da ginnastica 17, quindi io mi vado a mettere il termine in tutte e due le linee. Facendolo, ovviamente, questo vi porta via un po' di tempo, vado anche a pulire quelle che sono le occorrenze che non mi interessano, per esempio che ci sia una concorrenza di una preposizione semplice, non mi interessa, quindi o decido di arbitrariamente di cambiare il termine e di dire per esempio che questo qui è anno, perché l'ho deciso io, perché sono io che ho visto che c'è l'annata e quindi me la sono messa, oppure molto semplicemente lo vado ad eliminare, ovviamente non così, devi eliminare le righe. Facendo questo già osservo alcuni trend, mi porta via qualche minuto fare questa cosa, però è abbastanza importante perché si pulisce il file da falsi positivi e da correlazioni che non ci interessano. Io ovviamente non vi tedio con questa cosa, io l'ho già fatto, il risultato che ottenete è questo file qui. Frasi processate e una serie di correlazioni tra l'uno e l'altro, tra i termini che sono correlati a scala mia ricerca e diciamo delle entità che lui ha individuato all'interno di questi termini. Quindi in un certo qual modo cominciamo a introdurre il concetto. Io ho preso le parole chiave che sono vicine a quella che mi interessa, quelle che sono in qualche modo in relazione con quella che mi interessa, e da quella ho estratto ulteriormente degli ulteriori lemmi. A questo punto con queste keyword possiamo andare a fare parecchi tipi di analisi. Il primo tipo di analisi che possiamo fare è una bella mappa mentale. Io utilizzo normalmente un software che non ho installato su questo PC e che è a pagamento e che, se lo volete, si chiama XMind, che permette di fare delle mappe mentali. Non avendolo, mi sono andato a cercare un software che mi permettesse di dimostrarvi questa cosa live. Io ho trovato questo. Questo è un software open source che potete utilizzare. Ovviamente la mappa mentale verrà piuttosto grande e non molto compatta, ma viene la stessissima cosa. Che cosa faccio? Vado a copiare queste colonne dentro, lui me le processa, gli vado a dire di crearmi un dendogramma, gli vado a dare questo tipo di analisi, lui me l'ha già fatto, facciamolo un po' più carino. Ovviamente non è compatto, se questo software fosse un software più performante, i nodi si potrebbero aprire e quindi si potrebbe avere una visualizzazione più compatta e poi schiacciando su palestra si aprirebbero le correlate. Per ovviare a questo, perché non è molto economica la visualizzazione, mi rendo conto, per ovviare a questo problema, visto che questo software ti permette di avere il codice da embeddare, io l'ho embeddato sul file che ho poi montato sul mio server locale e ve lo posso far vedere online. Così lo vediamo a pagina web, in Climamp, questo è il grafo delle scarpe.
lo qui però ce l'ho qui, io me lo vado a cercare in localhost e ce l'ho a pagina web. A questo punto, questa è una prima, è molto, diciamo, semplice, adesso andremo a complicare un po' le cose, ma questa è una primissima, è il primo dato che noi abbiamo. Ovvero possiamo vedere che dalle correlazioni emergono alcuni tipi di relazioni. In questo caso andiamo a fare una analisi qualitativa, cioè non ci interessa sapere quanto sono ricercate queste correlazioni, quanto sono importanti, quanto convertono, non ci interessa per niente. Ci interessa capire questi termini che ci troviamo sulla sinistra sono, diciamo, con quale, che intento ci rivelano, che dato aggiungono alle ricerche che abbiamo sulla destra. Ok? Come facciamo a fare questa cosa? Ritorniamo sul nostro Excel dopo averlo guardato e ci andiamo a fare un'altra analisi manuale. Non lo trovo, no, non è questo. E ci andiamo a fare un'altra analisi manuale, ovvero andiamo a mettere, andiamo ad attribuire una categoria, ovvero facciamo, anzi, perché se no ci abbiamo un altro foglio, ci copiamo sempre queste due colonne di keyword e gli chiediamo di inserire una nuova colonna, anzi due, perché ne abbiamo inquadrate due, quindi in realtà una la eliminiamo, ma una sola. E in questa colonna andiamo ad attribuire una categoria. A che tipo di ricerca è ginnastica? Che tipo di ricerca è anno? Che tipo di ricerca è sportiva? Che tipo di ricerca è uomo? Questa è un'analisi manuale, per questo motivo io sto prendendo un campione che non è di 10.000 keyword, perché secondo me la parte manuale dell'analisi è comunque importante e deve comunque rimanere. Quindi mi vado a prendere quelle più importanti, cioè mi fermo a un grado di relazione abbastanza prossimo per poter generare tra le 100 e le 200 keyword, non di più. Non faccio mai analisi superiori, c'è chi le fa, potete farle man mano che diventate bravi. Ovviamente possiamo andarle a fare uno per uno, per esempio questa è una correlazione di genere, cioè molto semplice. E possiamo andare ad attribuire questa categorizzazione a questa keyword. Lo facciamo per tutte le keyword e il risultato è questo. Io ovviamente il termine che vedete è un termine che fa capo alla mia nomenclatura. Io uso attributo per definire l'uso delle scarpe, che può essere lo sport a cui sono relative, il fatto che siano da ginnastica. Uso una categoria per ciò che è eminentemente navigazionale. Uso investigazione commerciale per l'inizio della keyword transazionale e uso transazionale per quella keyword che ha un esplicito intento di acquisto. Voi direte, ma come fai a distinguere l'una dall'altra? Non c'è un modo, è un mio giudizio, è ovviamente completamente arbitrario. Non è importante fare questo, è importante non fermarsi al proprio giudizio arbitrario, ma è importante dare un dato qualitativo basato sul feedback dell'utente. E quindi noi andiamo ad attribuire questo tipo di attributo, diciamo così, ad ogni keyword. Quindi noi abbiamo, sulla base di una ricerca correlata, due dati, uno semantico e uno qualitativo, accoppiati all'emma, diciamo. A questo punto, sempre per poterli visualizzare, per poterli osservare, farci delle osservazioni, li prendiamo, ritorniamo sul nostro bel software di... come si fa? Questo non lo uso, rifresciamo. E andiamo a rimettere le colonne, che a questo punto diventano tre, ovviamente potete anche uploadare un file, e andiamo a chiedere un'altra volta il dendogramma, rifacciamo la scala, attributo è il primo, questo è il secondo e questo è il terzo, e andiamo a ridare sempre, mi scuso per la visualizzazione non compatta, che dovrebbe essere un po' più compatta, dovrebbe addirittura stare in una slide, fosse un software di mappa mentale
verrebbe, possiamo fare un'ulteriore analisi, sempre perché per poterla vedere un po' meglio, io me la sono copiata e me la sono andata a mettere sul mio bel map, e a questo punto andandomela a cercare sul mio localhost me la trovo. Ci sono gli attributi di utilizzo che sono stati messi all'interno di una macro categoria. Per esempio, già adesso ve lo rivelo, mi verrebbe da dire che forse internali non è un attributo di utilizzo, ma comunque lì è stato messo, per il momento va bene. Ci sono, diciamo, le keyword branded che fanno parte delle transazionali, a mio modo di vedere, ma comunque, diciamo, indicano un brand che produce, o che produce o che vende queste scarpe. Più che vende, piuttosto che produce, sono più i negozi che appaiono, più delle marche delle vere e proprie. Categoria uomo-donna, colore, genere, emergono una serie di relazioni, relazioni qualitative e numeriche. Perdonami, se, anche se presenti nel nostro file Excel, diciamo, iniziale, Zalando, eBay, piuttosto che qualche altro venditore, avrei potuto escluderlo alla prima esportazione. Sì, io non le escludo mai. Io non le escludo mai perché mi piacciono molto quelle come le dicono, però sì, assolutamente sì. Io non le escludo mai perché ritengo che sono keyword transazionali, keyword branded. È chiaro che loro, c'è un chiaro intento di andare a cercare un negozio che non è il mio, quindi questo non è che non mi è chiaro. Però a me piacciono molto perché mi danno una misura del anche della presenza di quei player sul mercato, e sono comunque un dato transazionale che tendo a escludere. Non necessariamente poi andrò a lavorare su quelle più specifiche, ma mi piace averle per avere una, anche, diciamo così, il peso dell'analisi. Si potrebbero fare, già da questo primo livello, secondo livello, insomma, di analisi, potremmo andare a parlare per ore e vi potrei rifare la domanda: ma che cosa cercano gli utenti? E qualcosa lo potremmo capire. Però mi permetterete di imbrogliare e di non soffermarmi più di tanto su questo grafico e di andare avanti. Fatto salvo che ci torneremo alla fine di tutto per formulare le nostre osservazioni. Che cosa vi dicevo all'inizio? Che a me piace avere il partire dal da un tool, perché mi piace avere i volumi, queste keyword, per potermi confrontare. Che cosa succede infatti? Io qui ho i volumi di ricerca, quindi posso, diciamo, vedere se me li prendo, me li copio, me li incollo qui vicino, e poi questo mi serve sempre come specchietto per le allotto, e mi vado a prendere quelli con categoria e mi ci vado a mettere i volumi vicino, già l'ho fatto, ho un ulteriore dato nella mia stessa analisi. Quindi adesso io mi ritrovo un foglio Excel con quattro dati. Il lemma da cui sono partito, che è una correlata di quello che mi interessa, un attributo semantico automatico, ovvero la parola più importante all'interno dell'espressione, un dato qualitativo di mia elaborazione e un dato di volume, che è un dato oggettivo che mi serve per andare a fare il prossimo grafico che posso studiare. Ritorno sul mio bel row, mi vado a mettere anche la quarta colonna, lui me l'elabora, mi rifaccio un altro grafico. Adesso andiamo a fare questo, magari la size me la dà il number, la gerarchia. Eccoci qua, poco consultabile ovviamente. Adesso uno lo ingrandisce un po'. Che cosa ho fatto adesso? Ho aggiunto a questo mio grafico che avevo fatto qui e che si vede meglio se lo metto qui, ho aggiunto a ognuno di questi nodi un volume, una grandezza, gli ho dato una dimensione. Più grande è, più numericamente importante è la relazione che c'è tra quel termine, tra quei termini e il termine che mi interessa, che è sempre scarpe da ginnastica. A questo punto possiamo visualizzare, dove era? Scusatemi, ecco qua.
possiamo andare a visualizzare ognuno di questi macro, possiamo fare diversi, anzi, ognuno di questi macro cerchi ha una dimensione, e quindi possiamo dire che quella dell'attributo, diciamo, gli attributi di utilizzo dell'oggetto è il cerchio più grande, e all'interno di ogni cerchio ci sono dei cerchi che si possono andare a studiare, che contengono a loro volta dei piccoli cerchi che sono quelli, diciamo, delle keyword di partenza. Facendo questo, io posso far emergere delle relazioni qualitative, quali quantitative. Copiando tutte queste tre slide e osservandole, ho un esempio di data visualization che mi può dare una prima risposta alla mia domanda originale, che è: ma che cosa cercano quelli che scrivono sul motore di ricerca scarpe da ginnastica? Adesso possiamo cominciare a dire, anche se non sarà l'analisi definitiva, ne dobbiamo fare ancora, cioè abbiamo ancora un bel pezzo da fare, possiamo dire che ci sono varie interpretazioni della keyword, diversi intenti di ricerca, ognuno dei quali ha una, diciamo, un ambito di pertinenza, una correlazione semantica e un peso in termini di volume di ricerca. E quindi da qui possiamo trarre le nostre prime conclusioni. Invece però di fermarci a questo qui e magari discuterne, volevo continuare e vi volevo far vedere la seconda parte dell'analisi, ovvero che cosa succede se io prendo lo stesso dato estratto dal phrase cluster, ovvero mi vado a riprendere queste correlazioni iniziali che, vi ricordo, sono state prodotte e sono il frutto di aver copiato e incollato dentro a questo tool che mi trova l'occorrenza semantica tra di una parola all'interno di più frasi correlate alla keyword che io cercavo. Io mi prendo questi e queste relazioni e provo, diciamo, ad avere un approccio differente. Ovvero un approccio, non si può fare perché giustamente me lo devo copiare così, andare, concedetemi la posso darmi, arrivo subito. Ok, si è bloccato, non lo prendo, scusate. Ok, mi vado a prendere questi termini. E provo ad avere un approccio. Adesso non mi li dovrà copiare. Esatto. E provo ad avere un approccio diverso. Proviamo ad avere un approccio matematico. Disperdiamo queste relazioni su un piano. Dunque, che cosa ho fatto? Vabbè, questo strumento si chiama NodeXL, è un plugin peraltro gratuito, insomma, nella sua prima forma di Excel, che installa questa voce di menu NodeXL Basic su Excel, e permette di fare quella che si chiama Network Analysis. Questo tool, diciamo, serve per fare analisi dai social network. Infatti vedete che si possono importare i dati delle relazioni tra persone, tra account, da Facebook, da Twitter, da Flickr, da YouTube. Questo serve per fare analisi di network. Chi di voi usa social media o comunque fa analisi social media avrà dimestichezza con questo piano di relazioni. Io lo uso in un modo completamente diverso, ovvero studio relazioni tra parole invece che tra persone. Si può fare, non cambia nulla, non è il diciamo, l'utilizzo per cui questo software è stato pensato, ma a me non interessa. Quindi le vado a disperdere su un piano,
Io ho questa rappresentazione che è, diciamo, carina, ma non mi dice nulla fondamentalmente. Inquadrando uno dei punti posso vedere, diciamo, lui mi porta all'interno dei vertici, mi fa vedere le relazioni che quel termine ha con gli altri termini, ma per adesso, insomma, è semplicemente una cosa carina da vedere, ma non mi dice nulla, non ha nulla di particolare. Per farla diventare significativa dovremmo fare delle operazioni che adesso andiamo a fare. Quello che volevo farvi notare, perché poi insomma alla fine non è che volevo fare di nascosto, che cosa sto cercando di fare, ritornando a quanto detto questa mattina, sto cercando di avere un approccio differente, un approccio di questo tipo, ovvero sto cercando di capire qual è la relazione matematica che c'è tra termini, qual è la distanza tra l'uno e l'altro, e alla fine voglio arrivare a capire quale di questi lemmi nella colonna A, che sono vertici estratti da un trace cluster, è più importante, qual è la relazione più importante che c'è tra il mio termine scarpe da ginnastica e questi termini, che sono termini che sono che si ritrovano nelle keyword che sono correlate al termine che io cercavo. So che questa cosa può sembrare un po' astratta, ma diventerà molto più chiara a brevissimo. Anche qui mi devo pulire il foglio, quindi vado a fare show all. Queste sono piccole, diciamo, cose che servono unicamente per pulire il foglio, diciamo così. Dove sei? Locked. Eccolo qui. Locked devo mettere no, questa è semplicemente una parte di visualizzazione, perché altrimenti mi fissa i punti. Ma questa parte è solo per farvela vedere e per giocarci poi dopo. Fatto questo, che non ha nessuna importanza ai fini dell'analisi, cominciamo a fare le cose che ci piacciono un po' di più. Chiediamo al software di compiere delle operazioni, ovvero di fare dei calcoli. Lui esegue questi calcoli e mi dice che sono già tutti preimpostati. Mi dice una serie di cose abbastanza interessanti sulle mie keyword. Già questo è un primo dato. Tra l'altro, vedete, è carino perché l'immagine è compatta. Se io stringo o se io allargo, diciamo, l'immagine fa resize automatico. Cosa mi dice lui? Che i miei vertici sono 246, è ovvio, sono le mie 182 keyword che sono diventate il vertice B, e le keyword che mi ha tirato fuori il phrase cluster, che credo sono 65, e quindi ci sono 246 vertici di una relazione. Io ho trasformato tutte le mie keyword in vertici di una relazione e l'ho dispersa sul piano. 182 sono le mie keyword, ce n'è una che si ridiretta da sola, quindi evidentemente c'è un errore, vabbè, non fa niente, ce n'è una che si diretta da sola che va in loop. Se fate questa analisi poi veramente, la andate a cercare la togliete. Il vertice che ha più relazioni ne ha 12, ovvero c'è una parola che occorre in 12 correlate di scarpe da ginnastica, quindi è una correlazione abbastanza importante. Già questo è un dato, il minimo è 1 ovviamente, non ci sono elementi non connessi perché ovviamente sono tutte correlate, e la media è 1,4, vuol dire che ognuna di questi vertici è connesso con 1,4 di altri vertici. Questo è un primissimo dato, ma questo dato mi serve solo e unicamente per poi andare a fare delle cose più carine, più divertenti, che sono queste. Sulla base di questi dati che lui mi è andato a calcolare, io adesso voglio fare data visualization, perché voglio far emergere delle relazioni e delle importanze. Vado a fare questo autofill column, che mi permette di colorare i vertici a seconda della relazione che hanno con gli altri vertici, di dargli una forma, di dargli una dimensione, e in questo modo andremo a costruire tutte le relazioni. Procediamo, degree è il valore che io ho, gli do l'opzione, gli diamo un colore verdone, sparflesciato, come si per usare un termine così, usiamo una scala logaritmica ovviamente, facciamo ok, facciamo autofill, e vedete che
Che cosa è successo? Chiudiamo per un attimo. Che cosa è successo? Ho colorato i vertici in maniera diversa, con una scala che è un po' un pugno in un occhio, però almeno da chiarezza, che va dall'arancione al verde. E tutti i vertici che sono arancioni hanno pochissime relazioni, quindi una. Più diventa verde, più relazioni ha. Vedete, questo verde scuro ne hanno 3-4, fino ad arrivare a questi che hanno, sono quelli che hanno più relazioni, che sono colorati di verde più intenso. Però ancora significa molto poco, cioè io non ci capisco ancora niente da sto grafico, probabilmente non riesco a vincere niente di significativo, quindi devo andare avanti nell'analisi. Diamogli anche una forma. Abbiamo detto che la media è 1,4. Diciamo che se un vertice ha più di due connessioni, me lo fai solid square, ovvero un quadrato, altrimenti mi lasci il dischetto. Ok? Outfill. E anche se si vede poco, ma porremo rimedio a breve, vedete che alcuni sono diventati dei quadrati, altri sono rimasti dei tondi. Anche qui i quadrati sono più importanti, i tondi sono meno importanti. Ma siamo ancora all'interno di qualcosa di molto confuso e che ha ancora poco a che vedere con un'analisi vera e propria. Non emergono delle vere relazioni. Sì, ci sono dei termini che occorrono di più. Per far emergere le relazioni, noi andiamo a fare una cosa. Andiamo ad aggiungere dati nostri, perché la forza di questo software è che tu puoi aggiungere tante colonne quante ti pare, quindi adesso io metterò il volume, ma poi potete mettere volume, CPC, occorrenza nel mio sito, quello che ti pare, andando ad attribuire dei valori che siano oggettivi o che siano relativi. Il mio oggettivo, perché il volume di ricerca me lo dà la macchina, voi potete anche dare dei dati vostri, andiamo a far emergere quelle che sono le nostre relazioni. Io ritorno dove stiamo, qui ovviamente l'ho già fatto, mi prendo i volumi che non sono questi, non i volumi, questi sono, io mi prendo i volumi, glieli vado ad attribuire. E poi glielo vado a mettere nelle colonne, ovvero li vado a visualizzare. Guardate un po', qui mi è comparso volumi come discriminante per dare una size, per una grandezza a questi vertici. Io gli vado a dire che più è importante il volume di ricerca di questi termini, più lui mi deve fare grande il tondo. Diciamo che andiamo da 1,5 a 20. Ok, autofill. Ed ecco che comincia a diventare più significativa la relazione, perché adesso ho tre elementi in relazione e li faccio emergere sul piano. Uno, il colore del vertice. Più è, diciamo, tendente al verde, più è importante. Due, la forma. Se è un quadrato è più importante di un tondo, perché ha più relazioni. 2 e 3, la grandezza. Più è grande, più è voluminosa la relazione che c'è tra questo e quel termine. A questo punto applichiamo i filtri dinamici e cominciamo a fare delle discriminanti. Mostrami solo i punti che hanno tante relazioni, almeno 2, e i punti che dove sono. Perdonatemi. Ok, chiudi, mi deve venire il filtro del volume, perché non me lo prende, lo prendiamo al volo da quello pronto, perché io ovviamente l'ho imbrogliato e già ce l'ho, questo è lo stesso file uguale, e qui ce l'ho, andiamo a far emergere i volumi. Qui c'è il volume, mostrami solo quelle entità che hanno almeno questo valore di ricerca e almeno 2 correlazioni, o anche almeno 3 correlazioni,
o anche almeno 4 correlazioni, a seconda dell'analisi che volete svolgere. A questo punto, il piano cartesiano mi evidenzia solo le parti più importanti. Andiamo ad isolare questi quadratini, che sono quelli che poi mi interessano, aumentiamo in dismisura il volume, chiudiamo, mi rimangono sneakers, mi rimangono donna, mi rimangono offerte, mi rimangono uomini. Che cosa ho fatto? Sono andato a disperdere le relazioni all'interno di un piano. Io ho attribuito dei dati, ho trasformato questi dati in elementi geometrici e poi con i filtri mi vado a visualizzare il livello che voglio. Queste sono le 4 relazioni più importanti che emergono da questa analisi. Allora, ritornando indietro, e adesso ritorniamo su tutto con calma, non vi preoccupate, alla domanda che cosa sta cercando l'individuo, la persona che sta cercando scarpe da ginnastica, secondo me, dato che qui dove stiamo, qui, dato che qui io non vedo né scarpe da tennis, né scarpe da basket, né scarpe da nulla, ma vedo questo sneakers, questo uomo, questo donna, che diciamo le scarpe sportive, quelle per fare uno sport, sono chiaramente primariamente unisex, e vedo questo sneakers, a mio modo di vedere, se io fossi il quality rater e mi chiedessero, amico, ma cosa stanno cercando quelli che cercano scarpe da ginnastica? Io vi arrivo a dire che secondo me è ovvio che c'è anche un'interpretazione in cui sta cercando le scarpe sportive per fare tennis o per fare basket, ma secondo me sta cercando queste. Secondo me sta addirittura cercando queste, che è un'interpretazione di scarpe da ginnastica che magari, un intento di scarpe da ginnastica che magari primariamente, almeno io, non avevo. Questo sulla base della doppia analisi fatta. Adesso io mi fermo, vi do un attimo fiato e ditemi voi se c'è qualcosa che non vi è chiaro o se avete qualche domanda o qualche osservazione su questa cosa. Io poi ho delle osservazioni da fare, ma vi lascio un attimo tempo di vederla. Ragazzi, Trento, avete seguito? Scusate, quanto prendi? Sono uomo, donna, sneakers e offerte. Siete riusciti a seguire bene? Sì, sì. Avete delle domande? Guardate che vi faccio il test, lunedì. Vi faccio l'esercitazione poi. No, posso farti un paio di riflessioni, domande. Diciamo che la finalità di questo esercizio è quello quindi di cercare di capire il più possibile cosa sta dietro una ricerca, no? Qual è il tuo consiglio poi, una volta che ho acquisito una ragionevole certezza, no? Perché poi in realtà si fanno delle assunzioni, non si può mai essere sicuri perché chiaramente è un'analisi statistica. Quali sono poi, come traduci, come trasporti a terra poi queste informazioni nel campo del web marketing, SEO, SEM o cose di questo tipo? Ti faccio un esempio preciso sulla base di questa analisi, che ovviamente è un'analisi che io avevo già fatto e che sapevo benissimo dove andavo a parare. Questa analisi è un'analisi che ho fatto io per AdWords, per delle campagne AdWords. Nel senso che è evidente che scarpe da ginnastica, che era una, fondamentalmente noi avevamo un cliente che vendeva le scarpe da running e da basket, in parte comunque scarpe sportive, e lui, secondo lui, vendeva scarpe da ginnastica. Secondo me le scarpe da ginnastica, la lezione di scarpe da ginnastica identifica le sneakers, le Converse, non identifica queste in maniera preminente. Quindi lo porti a terra facendo delle riflessioni sulle campagne shopping. Cioè, dicendo, io le keyword scarpe da ginnastica le ignoro abbastanza, quindi poco, perché portano. Ecco, ulteriore domanda, visto che poi abbiamo i dati invece del conversion rate, no? A livello di e-commerce e anche di campagne, no? Nel senso che
poi su, grazie a Dio, a differenza dell'organic, sul paid noi sappiamo esattamente il tasso di conversione su ogni singola keyword. Questo per te poi è controprova, cioè come usi il dato o lo inserisci già direttamente tra i dati per capire meglio? Allora, lo si può cercare solo questo. Il dato è sempre conversion rate, no? Se ci avessi la colonna conversion rate di quelle parole chiave, la butti già dentro per avere una controprova, tra virgolette, per rafforzare il tuo modello? Sì. Oppure preferisci fare prima un'analisi fuori, dopo vedere se effettivamente corrisponde con i tassi di conversione? Ok, allora io per una questione proprio di così, pulizia della materia, questa è un'analisi SEO, quindi nel presentarla a voi la colonna CRO non la metto, e la colonna del commercio principale non la metto. È chiaro che se io avessi, la metterei qua. Sì. Solo che non è un'analisi SEO, è un'analisi SEO sporcata da un punto di vista, capisci, è chiaro che siamo anche... Io vengo qui a presentare. Però il tasso di conversione non è per riflettere a voce alta quello che stai dicendo. A volte il tasso di conversione non riflette, non è una variabile dell'utente che ricerca, ma è una capacità del negozio. Chiaramente. Perché se io, ad esempio, su le sneaker ho tasso di conversione bassi perché sono carissimo, è chiaro, chiaro. Mi andrebbe a distorcere il modello. Ma infatti, tutto. Non è una analisi. Cioè, io ce la metterei perché mi serve a me, nel senso che io voglio anche performare. Siccome non ho infinite ore per ottimizzare tutto, me lo vado a mettere. È chiaro che non è un'analisi SEO, quindi c'è. E non lo deve, teoricamente... Nell'analisi SEO no. Il discorso è che l'analisi può anche non essere limitata al SEO, quindi lo puoi mettere. Io spesso e volentieri lo metto dati di conversione in questo tipo di analisi. È chiaro che diventa un po' più complesso perché tu non ce l'hai il dato di conversione magari per tutti i vertici, perché magari non hai tutto in campagna, perché questo verrà processato un software esterno, magari non c'è. Quindi a questo punto devi andare a prendere qua, devi togliere le righe vuote, cioè mettere qua, togliere le righe vuote, comunque insomma devi togliere le righe vuote, devi attribuire dove c'è il tasso di conversione e ti comparirà, stupendo, puoi diciamo isolare quelle che hanno un valore superiore allo zero nel tasso di conversione e tutto il resto è un grafico che ti fa vedere solo quelle. Comunque, scusa, tu partiresti comunque da SEMrush, cioè quello SEMrush, poi faccio una sorta di cerca aperta con le keyword che io ho in campagna che sono attive, che hanno comunque un tasso di conversione o no. Poi la data vostra, della keyword, si può partire, e questo è il concetto fondamentale, si può partire da tutto. A me piace farla partire da SEMrush perché mi piace avere i volumi e mi piace avere le correlazioni. È chiaro che tu puoi farla anche da un account AdWords. Si può partire anche anziché da SEMrush, da tutte quelle che sono le ricerca. Esattamente. Termini di ricerca. Esattamente. Termini di ricerca da parte dello scrapping, non hai volumi. Facendo scrapping no. Su AdWords c'hai i volumi e viene molto bene. L'unica cosa è che ha un tasso di copertura, sì, però non mi dà le correlate, per me sarebbero i termini di ricerca. Esattamente, lo fai con i termini di ricerca e soprattutto tu potresti aver dimenticato qualcosa, cioè mentre quando io faccio scrapping del web vado su SEMrush, lui mi dà a tutto tondo tutto quello che c'è. Se io parto da quello che sto bidando, in qualche modo sto facendo un sufficiente o comunque sto facendo un'analisi retrospettiva. Esatto, retrospettiva sulla mia campagna. Cioè, diciamo, solo se mi sono dimenticato alcune cose, non sono emerse, sono escluse dall'analisi. Si può partire da quello che vuoi. A me piace partire da SEMrush. Tantissimi, peraltro, partono, ignorano i volumi e partono dal scrapping del web perché ritengono che sia ancora più onnicomprensiva. Perché lo scrapping selvaggio del web ti può dare 10.000 keyword e ti dà anche quelle concorrenza 1, quindi ti dà qualsiasi cosa. A me non piace, anche per una questione di visibilità della ricerca, fare analisi con 50.000 keyword, perché è più difficile che significhi qualcosa. Cioè ti viene una cosa molto complessa, serve molta più potenza. Quindi io mi limito ai volumi che mi danno le correlate in termini di ricerca, mi sembra un'ottima misura. Però è una scelta, non è
oggettivo. Questa visualizzare i dati in questo modo è questa analisi può essere fatta a partire da qualsiasi insieme di dati che tu decidi dove li prendi. Tra l'altro, tornando alle funzionalità che aveva già il software di inserire la parte social, credo che la stessa identica cosa lo fate nel mondo social. Esattamente. Anzi, non è una correlazione di, certo, di parole, ma invece di relazioni tra le persone, che è l'uso per cui questo software è stato progettato, quindi viene ancora meglio. E dunque, prima di fare alcune osservazioni, volevo puntualizzare una cosa che probabilmente vi è ovvia: che cosa ho fatto? Che cosa ho voluto simulare? Ho voluto simulare da una parte, eccomi qui, da una parte l'approccio umano, cioè diamo un giudizio alle keyword. Che cos'è una keyword transazionale? Che cos'è una keyword di un attributo? Quindi c'è fortissima la componente mia personale. Se l'analisi fosse ripetuta, fatta da lei o da lui, viene una cosa diversa. E questo per me è fondamentale. Quindi, come se fosse un approccio, un approccio umano alla keyword. Mi copio i dati, me li metto su PowerPoint, mi faccio una bella slide compatta, con i modelli, con dove stanno qui, con i modelli, con tutti i grafici di flusso, si può continuare all'infinito. E dall'altra parte ho voluto simulare, tra virgolette, quello che è l'approccio che ha l'algoritmo, ovvero disperdiamo trasformiamo le keyword in vertici di un modello matematico. Inseriamo quanti più dati possibili, io ne ho inseriti 3, ma se ne posso inserire anche una ventina, inseriamo più dati possibili all'interno della macchina e facciamo emergere le correlazioni più importanti. I punti che sono più grossi, più colorati, più verdi, sono i punti che mi interessano di più. Quindi, questa seconda analisi, diciamo, è come funziona a mio modo di vedere, ma non sono abbastanza certo. E questo è il modello con cui funziona e vengono costruite le serve di Google, a mio modo di vedere. È chiaro che ciò che differisce è la potenza di calcolo, nel senso, io ho a disposizione un foglietto di Excel, loro hanno a disposizione il computer, quindi immagina che cosa loro possono processare rispetto a quello che ho fatto io. Sì, è vero, anche loro devono fare per un miliardo di lingue, tutto il mondo, tutti i contesti, noi magari lo facciamo solo su un testo unico, su una keyword, dove non dico che lo fai in nome di Google, però per un contesto molto piccolo su una keyword in Italia, magari solo da un tipo di traffico, riesci magari a estrarre delle aggregazioni, capire meglio l'interesse di ricerca che sta dietro a una keyword. Esatto, e io dicevo, al di là del fatto che questo è estremamente semplificato, questo è proprio il processo. E che cosa succede? Come vado poi a creare la SERP a partire da questo? Gli dico, fammi vedere, come si dice nei filtri, fammi vedere quelle con più volume, facciamo che quelle con più volume diventano prime. Fammi vedere quelle con più gradi di separazione. E faccio emergere i risultati. Più sei grande, più sei rilevante. E su questo mi permetto di fare un'ulteriore considerazione. Refresciamo tutto e mettiamo tutto. Ecco qua. Vedete come applicando dei filtri e facendomi vedere i valori medi più alti, io ho evidenziato questa, questa, questa e questa, che sono, diciamo, le keyword, i concetti, perché non sono più neanche keyword, più rilevanti per la mia ricerca. Ma è anche vero, per esempio, che questa ha grandissimi volumi di ricerca, cioè eccelle in uno dei parametri, ma solo in uno. Perché? Perché non è colorata di verde, è arancione. Perché? Perché non è quadrata, ha poche relazioni, ma ha grandi volumi di ricerca. E con qual è questa? Scarpe sportive uomo online. E ce ne sono altri che hanno dei volumi di ricerca abbastanza rilevanti, ma non sono comparse nel mio dynamic filter. Allora, se prendiamo per buono, che non è detto che lo sia, diciamo, questa è la mia osservazione, ciò che
ho fatto, qual è il contenuto, il concetto che si posiziona meglio sui motori di ricerca? Quello che eccelle in uno dei parametri o quello che ha il valore medio più alto in tutti i parametri? La seconda che hai detto. Ed è il motivo per cui andiamo a vedere i primi risultati sul motore di ricerca non sono raggiunti dalle pagine che hanno più link, dalle pagine, ma dalle pagine che hanno un valore medio standard più elevato. Quindi non ci sono, se si sente spesso dire ma è importantissimo per la SEO il backlink. Sì, è vero, vengono messi in considerazione. Ma se fai solo quello, ti dimentichi di tutto il resto. A mio modo di vedere, se si potesse fare uno score, noi avessimo, non ce l'abbiamo ovviamente, a disposizione tutti i 200 parametri che loro considerano per attribuire il ranking della pagina, e noi avessimo tutti i 7, abbiamo più possibilità, secondo me, di posizionarci rispetto a eccellere in 2-3 parametri e magari dimenticarne altri. Quindi, secondo me, Google prende il valore medio della pagina, non il valore assoluto in un campo. Almeno sulle ricerche, tra virgolette, generiche, di cui è difficile probabilmente scoprire l'intento. E se ricerche molto specifiche, tipo la ricerca di prodotto, diciamo del singolo prodotto, cose del genere, probabilmente lì i fattori in gioco sono minori perché c'è meno incertezza sull'intento, no? Cioè, secondo me, è tanto più vero quello che stai dicendo quanto più c'è incertezza sull'intento di ricerca. Quindi se io cerco, non so, Fiat 500 XL anno 2018, cioè l'intento di ricerca è abbastanza preciso, no? Se invece sto sull'interno, che comunque sono generici, ambigui, sicuramente quello è dove c'è più difficoltà e quindi dove entrano in gioco più fattori. Più fattori, chiaramente, sì, sono d'accordo. E quindi diciamo che emergono queste cose. Diciamo che quest'ultima cosa qui, anche se io sono molto d'accordo anche con quello che ho detto io, la dovete prendere come una cosa detta da me, nel senso che questa è una mia impressione. Su SEO sono tutte no, io ritengo che non ci sono certezze assolute. Secondo me qualcuno ce n'è, nel senso che lui prende i valori medi è una mia idea. Sì. Secondo me comunque questo tipo di analisi è... Io no, una che esiste è abbastanza solidificata, vi porta a identificare delle relazioni premianti. Cioè, mi rendo conto che sia complesso, ma ottimizzare una campagna sulla base di questa analisi porta quasi sempre a un aumento di da un miglioramento della performance. Riuscire a capire un intento di ricerca è utile anche molto per il SEO. Si possono andare a suggerire strategie di posizionamento, si possono andare a suggerire cambi di nome della categoria, riattribuzioni di significato, posizionamenti e brand. Ecco, una domanda. Qual è l'atteggiamento che tu hai trovato nei confronti del cliente? Perché a volte il cliente è abituato a confrontarsi malamente con la realtà dei fatti, no? Mi spiego meglio, un cliente magari fa candele e lui sui termini tecnici ha sempre chiamato i suoi prodotti in una certa maniera. Arriviamo noi e magari diciamo: guarda, che se compriamo la parola candele, probabilmente la maggioranza delle persone cerca una candele auto, comunque non è il tuo prodotto, quindi dovresti cambiare il nome della categoria, piuttosto dobbiamo puntare. A volte ci troviamo con delle difficoltà, con i clienti. L'ultima ci è capitata nel mondo del pet, dove spesso siamo a discutere. Gli articoli che scriviamo perché siano anche SEO compliant e siamo pacchettati, perché no, nel nostro settore non si dice luce per l'acquario ma illuminazione acquario, no? Sì, è un problema comune. È una battaglia, lo so, però anche quando si ispira con queste tecniche, ovviamente non è che puoi stare a raccontarmi tutto come giustamente ci ha raccontato te. Qual è l'approccio, com'è la tua tecnica per far capire al cliente? Io sono sempre comunque su questo operativo, nel senso che io produco delle presentazioni su questo, pur se semplificate, magari il disegnino più che tutto quanto, ma io comunque queste analisi che vi ho fatto le metterei in fila, le metterei su slide e le consegnerei al cliente comunque.
Quindi io ho un approccio molto, molto di questo tipo qui. È evidente che anche lì dipende dal cliente, da quello che lui può recepire e quello che non può recepire. Il caso della scarpa da ginnastica, per esempio, è il caso di un rapporto di volte si è staccato sopra il filo corto. Nel turismo capita spessissimo, per esempio, questo problema, soprattutto quando si ha a che fare con enti che sono abituati ad avere a che fare con le relazioni. Per cui poi sono le conseguenze diverse, c'è chi apre dal punto del digitale, comunque di andare a incrociare la domanda che c'è già. Chiaramente, questo va mediato. Nel caso di specie ci abbiamo messo del tempo, ma abbiamo fatto cambiare idea. Ma lì perché? Perché comunque si trattava di un e-commerce, seppur di discrete dimensioni, di un commerciante che è stato sempre abituato a vendere. Lui vendeva le Jordan negli anni 90, vendeva le scarpe da running, quindi lui vendeva le scarpe da ginnastica. In realtà lui vende scarpe sportive, a mio modo di vedere. Piano piano si può fare, quando le realtà sono un po' più strutturate magari si può proporre un A-B test, sperando che il B, cioè parte mia, renda meglio e quindi avere un dato da poter riportare. È ovvio che si deve approcciare, tante volte non ci si riesce. Io comunque sono sempre data driven, io mi difendo così dai, come si suol dire, è la mia strategia di difesa contro la follia del mondo. Io presento dati, faccio presentazioni, sono pulito e quindi nessuno mi può mai più di tanto dire. È ovvio che alcune volte non ti stanno a sentire su certe cose, anche se su questo veramente visualizzare i dati in un certo modo e fare una presentazione non fosse altro che li metti in soggezione, se ti presenti il piano cartesiano con i vertici dispersi, ti danno più retta, diciamo che sembra anche più bello di quello che è. Fondamentalmente, quindi comunque per me l'approccio è sempre usare i dati, relazioni nel tempo, e avrei ragione. Una bitesta te lo devono concedere, dai, almeno scrivere una in un modo, una in un altro, una cosa del genere. Sì, a volte nel SEO i tempi per ascoltare la bitesta sono un po' lunghi, nel senso che a volte metti già il cliente, quando ti dimostro che hai fatto. Sì, quello è vero. Un altro cosa più semplice, cioè, sul mondo paid fai un test dopo una settimana di quello che è successo. Sul SEO, anche qui poi sul SEO c'è la variabile Google che... Sì, molto, molto variabile Google. Però sì, ovviamente si affronta in questo modo. La cosa che, diciamo, secondo me è importante è che, come vedete, un'analisi, cioè la prospettiva di guadagno, mi rivolgo soprattutto a chi poi queste cose le fa, la prospettiva di guadagno di avere un approccio del genere qual è? È che questo dato è condivisibile non solo con il resto della unit SEO ed eventualmente con la unit che fa search marketing, che fa SEM, ma è condivisibile con tutti gli individui che lavorano in questa società. Se prendiamo proprio la vostra società, tutti quelli che lavorano qui dentro mi interessa nel sapere questo dato. Perché? Perché se devi fare una telefonata col cliente, se devi pensare di proporre qualcosa in upselling, se devi, e sto parlando appositamente di aspetti commerciali, se devi fare il, non so se poi li produce in house i siti o meno, però ti può servire per la user experience, per fare l'informazione, l'architettura, per costruire o modificare l'architettura dell'informazione. Quindi questa analisi, questo approccio permette di aprire tutte quelle, diciamo, barriere, di abbattere tutte quelle barriere che ci sono tra persone che fanno lavori diversi, ma in realtà stanno facendo lo stesso lavoro, perché il lavoro è sempre solo uno, che è diciamo, servire un cliente o far andare avanti l'azienda, e sono tutti quanti coinvolti nella stessa analisi. E un approccio del genere permette anche a chi, a mio modo di vedere, questo ovviamente io lo sostengo perché è una cosa che faccio io, anche a chi non fa SEO di mestiere, di capire e di entrare un pochino all'interno del mondo che noi frequentiamo, molto di più di un documento Excel che dove ci sta una lunga lista di keyword con dei volumi che non si capisce neanche CPC, e poi non ritorna, non si sa qual è.
ed è un po' fredda. Secondo me può essere anche un servizio interessante da offrire agli imprenditori che vogliono iniziare, ad esempio, un e-commerce o una nuova, che ce ne sono tanti, no? Non dico imprenditori nuovi, ma ad esempio, ieri eravamo in Droe, che è una rubinetteria, e loro vogliono iniziare a fare delle attività direct, perché fino ad oggi usano prevalentemente i distributori e i venditori, e è sorto subito il problema di capire ma con quale prodotto lo fate, no? Nel senso che hanno un paio di prodotti di punta, ad esempio hanno il purificatore inserito nel rubinetto, piuttosto che un dispositivo che riconosce se c'è delle perdite d'acqua, piuttosto che dei dispositivi di domotica e via dicendo. A un cliente di questo tipo, io prima di iniziare con qualsiasi tipo di progetto, gli proporrei di capire su quelle due o tre aree di business su cui è in dubbio su quali puntare, di fare un'analisi di questo tipo per vedere quali sono le ricerche, i volumi, ma non semplicemente facendo appunto una lista delle keyword relazionate al business, ma anche magari capire quali sono gli intenti che stanno dietro e dove puntare come aree, no? Questo certo. Secondo me ce l'abbiamo, mi metto dalla parte dell'imprenditore che ha un e-commerce, ma chiunque abbia un business online, che sia un e-commerce, che abbia quindi un catalogo ampio, ha sempre il dubbio di dire, ma io alla fine su cos'è che devo puntare, no? Non solo sul sesso, ma proprio a livello del business, e dopo viene dietro tutto, perché significa migliorare il catalogo, significa investire magari sulle fotografie, cioè è una cosa che se voi chiedete, non dico i picchi tipo Zalando, però lo faranno già, ma chiunque inizi un'attività digitale ha sempre il dubbio di capire, sì, il mio prodotto è splendido, però se non c'è una domanda, ma non una domanda del mio prodotto, una domanda dell'area in cui un bisogno, ecco, cioè questo secondo me è un buon sistema per individuare, misurare e rappresentare anche i bisogni che stanno dietro alle ricerche. Tra l'altro bisognerebbe fare questo tipo di analisi molto prima del business, proprio prima di cominciare, proprio per avere, diciamo, non incorrere in quei, nei migliori casi, dei ritardi, quando non proprio fallimenti, nell'applicazione poi di modelli di cose che ti accorgi a un certo punto del deploy, che magari è anche troppo tardi per tornare indietro. Io sono sempre per farle preliminarmente questo tipo di analisi. E secondo te il cliente è disposto anche a pagare solo per questa parte qua? O se lo fa sempre all'interno di un progetto più ampio di SEO o di Kibo? Nella mia esperienza, noi vendiamo analisi di questo tipo all'interno di un più ampio, diciamo, pacchetto di servizi di business plan, dove quindi non ci sono attività, è semplicemente un documento che è deliverable, cioè che te lo do, tu ce l'hai e poi casomai ne riparliamo. Più a livello speculativo che non all'interno di un progetto già venuto. Cioè, nel senso, noi abbiamo paradossalmente un sacco di gente che magari è disposta a darti anche un budget minore per un'analisi, invece che quello che si vuole imbarcare ha quasi sempre fretta e quasi sempre vuole tagliare il preventivo. Perché? Perché il progetto in sé costa già tanto. Quindi magari l'analisi preliminare le diamo. E quindi paradossalmente noi abbiamo tante cose più stand-alone che all'interno di progetti. Cosa che è sbagliata, a mio modo di vedere è pessima. Cioè non che lo stand-alone sia sbagliato, però se a maggior ragione se il progetto parte, cioè si parla di più. Però noi abbiamo più standalone che altro. In realtà tutto questo è tutta una parte, non c'entra con la presentazione, però te lo dico, visto che tanto stiamo condividendo, noi abbiamo tantissima, diciamo, l'analisi, in senso lato, come prodotto va tantissimo. È proprio qualcosa che, perché si sposa molto con l'ignoranza e il digital divide che spesso c'è, molto spesso gli imprenditori vuole fare qualcosa, non sa che cosa deve fare, si fa una bella analisi, si fa una bella idea e poi eventualmente, percentualmente, qualcuno compra, qualcuno no. Però noi l'analisi in generale come standalone la rendiamo molto, è molto,
molto positivo. Per me che ci lavoro è anche molto gratificante, perché ti dà anche l'idea di non essere proprio un cinese che spinge tasti, quindi molto buono. Da un punto di vista di business è una delle tante vie che si può intraprendere per avvicinare i clienti. Molto vendibile, anche quasi a freddo, diciamo, come sì, secondo me è così, e a volte ci salva anche da imprenditori sprovveduti, perché la cosa peggiore per noi è trovare un imprenditore sprovveduto che ti chiede delle cose, magari ha anche le risorse, e poi ti fa fare andare avanti con delle sue idee che non c'entrano niente con la realtà, e sei tu poi in colpa perché magari non porti risultati per voi, no? O magari sta cercando di vendere i ghiaccioli che si vendi. Quindi la vedo molto bene per non tanto i nuovi imprenditori, perché non è il nostro target, cioè è difficile che qualcuno venga da noi e gli dà domani quando prende un e-commerce, ma sono altrettanto sprovveduti invece i clienti, stile Groe, stile, ne abbiamo avuti tanti, Giordano Vini, che ti dice ok, domani apro, voglio aprire un negozio di pet food che vende il cibo biologico per cani. Ok, aspetta un attimo, cibo biologico per cani, iniziamo a capire quali sono le ricerche, quali sono gli intenti che stanno dietro, quali sono i bisogni e anche i volumi. Perché a volte si possono incorrere in sorprese amare, no? Certamente sì, certamente sì. Poi certo, questo è... cioè, gli imprenditori sprovveduti in realtà c'è chi come te ne vuole scappare, c'è chi invece gli corre appresso, perché sono i polli da spennare. Comunque nel senso sono io non faccio l'imprenditore, quindi non sto a me giudicare. È chiaro che ci sono vari tipi di cose, comunque questo tipo di analisi anche speculativa molto, tra l'altro anche poi adesso io l'ho fatta così su Excel, ha anche un valore proprio di presentazione, cioè un valore estetico e visivo, si presenta bene, se si hanno poi degli strumenti anche in un Excel, diciamo, che ti permettono di immaginare bene, si fa un lavoro di anche, noi abbiamo anche degli altri strumenti di rappresentazione del dato. Prima avevamo dato Rama, che è un sistema che permette un po' più avanzato di conosco un po', però troppo cervellotico. Adesso abbiamo un altro, siamo passati anche noi a Data Studio, che diciamo come stanno, però per alcune cose abbiamo un altro sistema di business intelligence per la parte di concessionale, che comunque si presterà molto anche a fare la presentazione dei dati. Ok, c'è un'ultima cosa che io non faccio spesso, questa è una cosa base, e poi non voglio caricare eccessivamente. Un'analisi del genere può avere un ulteriore livello di analisi, che è il close up a gruppi, ovvero io prendo gli stessi vertici, li metto all'interno di gruppi, quindi non più singolarmente, e li analizzo come tali. Ipotizziamo di avere un sito con 4 categorie. Queste, diciamo, categorie rientrano, i vertici rientrano tra queste 4 categorie, li suddivido in 4 categorie e faccio un'analisi per gruppo. È un po' ripetitiva, perché è la stessa cosa, bisogna sempre metterli dentro, attribuire colore e si hanno degli altri dati. Si può fare un ulteriore livello di analisi. Fare un terzo livello potrebbe essere troppo. Nel senso, ho dei prodotti che... Proprio aggregazioni arbitrarie, fai più rischi di metterci del tuo guarda di vista, forse la correlazione statistica. Però l'arbitrarietà è soltanto su gruppi. Come li aggrego? All'inizio. No, perché poi le categorie sono comuni. Io sto pensando a dei brand. Nel senso, magari proprio... Ulteriore raggruppamento? Ulteriore raggruppamento, cioè nel senso, prodotti, categorie, 4. Sì. E poi magari... Anche nel brand. Beh, non avrebbe senso. Bisogna provare, ma guarda, il discorso è sempre lo stesso: la mente umana è la potenza del calcolo. Nel senso, se tu riesci a orientarti all'interno, per esempio, io a un certo punto di questo tipo di analisi, quando mi faccio il conto mio, io metto più tante colonne, metto anche 7, 8, no? A un certo punto perdo un po' di la revisione, devo essere sincero, perché diventa sempre più difficile poi trovare la relazione, perché il grafico che tiene fuori significa sempre meno. Cioè a un certo punto, una volta mi era venuta una palla,
del colore, perché e quindi tanto più tu riesci matematicamente, magari aiutandoli anche proprio con un pezzo di carta dove ti fai le, dove ti segni le varie cose, tanto più tu riesci a calcolare e a estrarre un dato significativo anche all'interno di una selva di livelli, di parametri, va bene anche 15 di livelli. Il discorso è, secondo me diventa sempre più difficile trovare una relazione. Ma no, forse sì, chiaro. Pensi che possa cambiare se io parto con la mia keyword anziché mettere scarpe da ginnastica, mettere scarpe da ginnastica Nike e scarpe da ginnastica Adidas? Cioè, le correlazioni poi sono totalmente differenti, potrebbero risultare differenti, sì. Perché se me non dico, se hai già una ricerca molto, molto precisa. E poi quando ti vai a fare le correlazioni, aggiungi un brand, dico, a una ricerca un po' più... Dai, ti perdi anche la valenza, cioè la significatività dei volumi, perché poi dopo, anche sul fronte dei volumi, con una ricerca così specifica. Sì, no, no, dico per un brand particolare, su cui voglio prendere dei brand. Poi dipende dall'ambito che lo fai, perché se fai, ad esempio, volumi mondiali, allora probabilmente ha senso anche fare una ricerca molto più specifica. Se lo fai in Italia... Io credo che una ricerca a scarpe ginnastica sia tanti volumi, però uno bene o male sa che scarpe vuole, cioè farà la ricerca a scarpe ginnastica Nike, scarpe ginnastica... però no, per essere di volumi, c'è tanta gente che vuole ricerca a scarpe ginnastica. E ci sono tante persone e devi capire cosa in realtà cercava quello, perché paradossalmente quello che ti cerca scarpe ginnastica nella modello locale, quello non c'è da analizzare. Faccio, io voglio vendere per esempio per l'NCC le borse di Gucci, difficilmente uno cercherà borse, una donna, cioè cercherà borse Gucci, poi ce ne saranno, cosa intende quando cerca borse Gucci? Tra le correlate, sicuramente, alta moda, borse fashion, borse... Io su questo due cose, su questa cosa che tu mi sento, mi permetto. Allora, uno, se metti il brand viene benissimo, ma quello che perde di significato secondo me è la classificazione, nel senso, quando tu metti un brand, le correlate di un brand sono sempre, non è tanto di volumi, ma sono sempre più strette, perché tu hai ristretto l'ambito di analisi. Ovviamente io ho preso volutamente una keyword super generica. Esatto, generica, al di là del volume, è anche proprio di scarso significato. E lì arriviamo a borse. Borse significa poco, nel senso, borse è qualsiasi cosa come frigorifero, cioè non sono quelle keyword un po' così. Però perdonami, quella keyword, se tu vendi borse di Gucci, ti riguarda comunque, ti riguarda molto, nel senso, è chiaro che è a salire, però perché privarsi delle dumb keyword? Questo è lo stesso approccio di utilizzare solo borsa Gucci. All'interno di quelle che cercano borse, sicuramente il 95% sono persone che cercano l'immagine della borsa da mettere, o cercano tutt'altro, o cercano informazioni sulla borsa, ma ci sta qualcuna parte, per quanto residuale, che è potenzialmente interessata al tuo prodotto, pur scrivendo solo borse. Quella parte comunque la devi in qualche modo andartela a giocare, perché se tu parti già dal fatto... Cioè faccio un'analisi Google e macro, poi farendo ciò aggiungo... Esatto, ma anche perché è lì che magari trovi i cluster delle correlate di borse molto interessanti per te. Cioè, vedi che magari borse lusso, borse fashion, borse Chiara Ferragni, si aggregano tutte, adesso faccio un caso che non è, e quello qui è il tuo cluster. Sì, sì. E nelle istruzioni di Samurai all'inizio c'è la possibilità eventualmente anche di aggiungere la parte di età. No. Di età? Sì. No. No, età tra la sua mix. No, e dicevo, questo quando si fa SEO, quando si fa SEM è diverso, nel senso, quando io devo pagare, ovviamente devo restringere. Cioè, ovviamente, no? Nel senso, è inutile comprare una dumb keyword come borse, perché... Certo. Ma quando faccio SEO? No! Cioè, a me la keyword, ben sapendo che non è una keyword importantissima e che forse la keyword più importante è un'altra, però borse mi interessa. Cioè, io la faccio questa analisi su borse e trovo a posizionarmi. Quindi, secondo me, è l'approccio. L'età, allora, domanda sull'età, cerchiamo di vedere, no? Perché magari chi cerca borsa potrebbe essere, non so, una ragazza che cerca lo zaino, questo che è la signora che cerca... Che c'è un prodotto specifico poi che magari senza sapere qual è la marca. Sì, sì. Esatto. E no, qua la speravi l'età?
devi partire dai dati analytics. Cioè l'età nel senso la fascia per capire un attimo. Analytics te lo dà, ma non ti dà le keyword. Quindi o ti prendi, diciamo, escludi le non provider, ti prendi quel 3%. Però analytics su AdWords, cioè fatto a questo punto da dati che già ho. Chiaramente, dalla serie, il problema sono le not provider, perché partire dalle ricerche che hanno già condotto a un click che ha portato sul tuo sito può avere senso quando vai ad allargare, perché appunto ti vai a prendere le correlate di tutte quelle che hanno portato, che stanno guardando, c'è la sabbia, le correlate di tutte le parole chiave che tu sai hanno portato almeno un click sul tuo sito, magari facciamo anche più di un click così estingiamo un po', ti viene un bel numero di parole chiave che sono prossime al tuo sito. Quindi sono magari quelle su cui più facilmente ti puoi andare a posizionare, perché già sei posizionato su una correlata di quella. Quindi potrebbe essere interessante. Il problema è che Analytics ti nega i dati delle keyword. Quindi lo puoi fare solo con quel poco che ti dà. Oppure fai sui dati del motore di ricerca interno, andandoti a affidare che corrispondano alle dati Analytics. C'è tanto storico e prendo i dati di AdWords, potrei aver messo in pausa le keyword dei termini di ricerca perché non c'erano dei termini pertinenti, quindi magari i volumi sono bassi quando potrebbero essere più alti. Sì, chiaro. E, è chiaro che noi andiamo sempre per approssimazione. E l'importante, secondo me, è avere un approccio di questo tipo, cioè capire che l'occorrenza, la concorrenza, la prossimità dei termini e delle keyword fa oramai tutta la differenza del mondo, perché così l'approccio di andare, e torno così diciamo al principio, l'approccio di andarsi a ottimizzare una keyword e solo quella non è, a mio modo di vedere, più profittevole. Quindi l'importante è capire che andare a lavorare sulle sulla correlazione, sulla scala vettoriale, sul modello vettoriale, espandere il più possibile la ricerca. Il come si fa, te lo puoi trovare, tu ti scarichi questo Excel e ti metti a fare tutte le analisi che vuoi, puoi partire dalle pagine, adesso non è argomento di oggi, ma questa cosa si può fare a partire dalle pagine. Ricordiamo ancora, né relazioni tra account social né keyword, partiamo dalle pagine e i contenuti, cioè mettiamo in relazione la pagina con la sua main keyword e a quel punto ti viene fuori la pagina che è più attinente ad una determinata ricerca, è un altro modello che puoi fare. L'importante è capire il concetto di relazione su un piano, la fonte dei dati vedi tu, poi fai tanti tentativi, io ovviamente l'ho portato. Però certo, assolutamente. Io ovviamente, perché sono, insomma, è evidente, io ti ho portato una cosa che l'ho scelto, tante volte non viene fuori niente, uno fa dei tentativi e vengono fuori. C'è il metodo che interessa. Esatto, il metodo che è quello che deve andare. Ok, io su questo ci sono. Se volete, con Carlo mi ha messo d'accordo, se volete io vi posso fare, vorrei diciamo farvi vedere un caso, questa è una cosa che, due parole sull'ultimo aggiornamento, sul Medic Update, che ha avuto parecchio a che vedere con questo tipo con questo tipo di ricerca che vi ho fatto vedere. Se volete, se avete ancora la pazienza di starmi a sentire. Assolutamente. Tanto qualche... Allora, innanzitutto due parole sul quello che è stato definito Medic Update. Aggiornamento di Google del 1 agosto che ha, diciamo, provocato uno scossone sulle SERP confermato dall'azienda. Non lo fanno quasi mai, quindi nel momento in cui l'hanno fatto evidentemente è qui, Medic Update. Avendolo confermato è una cosa grande. Quando Google lo conferma vuol dire che insomma è stato qualcosa di importante, infatti ne hanno parlato tutti, sono anche disperati, ma nessuno ha capito niente, nessuno sa come fare. E partiamo da una keyword
che, come ti ho detto a pranzo, certo, mi riguarda abbastanza. E dunque, abbiamo fatto la cosa di scarpe da ginnastica. Io seguo da vicino un e-commerce che vende prodotti per anziani, terza età, carrozzine per disabili, stampelle, ausili, materassi e quant'altro. E, diciamo che questa ricerca è una ricerca che è molto pertinente perché ha dei volumi molto alti ed è un caso abbastanza bello per il SEO perché parliamo di una keyword che da un lato diciamo, rappresenta la sedia a rotelle, quella per i disabili, ma dall'altro lato non è l'unico modello di sedia a rotelle, cioè chi cerca sedia a rotelle potrebbe anche non cercare necessariamente quella per i disabili, ma anche da ufficio. Cose già, neanche se è evidente l'interpretazione principale che è quella per disabili, ma soprattutto sedia a rotelle ha un suo corrispettivo in carrozzina per disabili, che è un aspetto molto, molto simile. Sono due modi di cercare lo stesso prodotto, quindi non sai mai quale devi fare. L'analisi di questa keyword, sulla quale io faccio holding senza problemi, tanto ormai siamo in confidenza, io sono posizionato qui, ero primo fino al primo di agosto, adesso sono posizionato in questa posizione che oscilla tra la quinta e la settima, diciamo, posizione. Fino al primo agosto, su queste keyword generiche, erano posizionati fondamentalmente solo e-commerce, che adesso, a parte Amazon e il mio, e eBay, sono completamente scomparsi per far posto a una recensione. Quindi un articolo. Chiaro che questa è un'affiliazione con Amazon, ma è un articolo che descrive Amazon, ovviamente. Le notizie, io questa cosa mi fa impazzire, perché ovviamente non è una keyword su quale dovrebbe esserci la feature strength delle news, no, c'ero io, tra l'altro sta prima di me, sarebbe Wikipedia e poi vabbè, mille shopping, allora, che succede? Perché non ci sono più gli e-commerce o comunque c'è solo Amazon e eBay, e poi ci sono io, ma in posizione un po' più di rincalzo rispetto a prima, quando vi assicuro, adesso non mi sono preparato il dato perché ero troppo sotto shock quando ho perso questa prima, ma vi assicuro che se avessi gli screenshot della stessa ricerca prima del primo agosto, c'erano solo e-commerce come il mio, insieme ad Amazon che era sempre posizionato, ma ce n'erano tanti, Companion, c'era Auxilium, ce n'erano tanti. Questi sono completamente scomparsi, quello che era primo, cioè il mio, che rimane, ma è stato fortemente penalizzato, e sono comparsi risultati completamente di altro tipo. Allora, è possibile, mi sono chiesto io e vi chiedo a voi, è possibile che lui abbia mutato a tal punto la sua opinione sulle query da inserire, da far diventare, diciamo, questa keyword non rilevantissima ai fini del prodotto, ma più rilevante ai fini delle notizie, delle recensioni, del sapere che cos'è Wikipedia, e quindi abbia trasformato questa keyword da transazionale o di investigazione commerciale a una keyword informativa, e abbia quindi, diciamo, aggiustato il ranking di conseguenza, andando a premiare coloro che danno un'informazione rispetto a questa keyword, e non quelli che vendono un prodotto che si chiama così. È possibile una cosa del genere? Secondo me sì. Ma io credo che al di là del possibile allora è conveniente. Nel senso che vendendo Google Shopping... C'è stato tutto lo shopping, però c'è anche prima, ve lo posso... No, ma non per questo. Shopping ormai c'è dappertutto, ma tu che prima stavi in prima pagina, dopo non ci sei più per stare su prima pagina, devi comprare lo shopping. Cioè... Alla fine Google, essendo giustamente un SPA e punta al profitto, deve dare la soddisfazione all'utente di fornire un risultato che sta cercando. Io ho anche uno shopping. Eh? Io ho anche uno shopping. Sì, ma non è che dico che penalizzano, però togli posizione ai negozi in prima pagina. Per indurli a spendere di più.
perché così stai obbligato a fare sullo shopping, e tanto la gente comunque è contenta, perché le persone, tra virgolette, i risultati commerciali ce li hanno sopra sullo shopping, sotto hanno i risultati informativi. Ma non sono i venditori che acquistano gli spazi perché sono noi lo compravamo anche prima, anche quando eravamo così, cioè, siamo qui. Ma lo dico che lo fanno individualmente. Non sono qui, ma c'erano anche prima. Ah, c'erano anche prima. Secondo me se c'hai una pagina, no, con 10 posizionamenti, qui, e poi qua ne hai 10 a pagamento, ok? Se questi togli tutte le aziende che potenzialmente ti possono comprare qui, e tra l'altro non crei un danno al dente, perché l'utente anzi preferisce in genere non le inserzioni commerciali ma quelle informative, anche perché quelle commerciali ce l'ha qua. Secondo me l'80% degli utenti non si rende conto però cosa hanno annuncio. Appunto, a maggior ragione, l'utente medio. È una truffa legalizzata. Non è una truffa, perché fa? Io stavo all'oggetto domani, ti penalizzo. Ma perché non penalizzo, non è che penalizzato lui. Qua ci vogliono più negozi, perché i negozi li metto qui e più ci vorranno. Ho capito, ma non è l'algoritmo, cioè non funziona così, vuol dire da un giorno all'altro è completamente le regole del gioco. Perché Facebook non ha fatto la stessa cosa. Facebook prima ti lascio comunicare con gli utenti, poi non ti faccio più comunicare, se fa questa cosa non mi paghi. Ma infatti, secondo me l'ha fatto per tutti, non è fatto solo per segnalare te. Non lo so, cioè, ha fatto su tantissime categorie, cioè, ma l'ha dichiarato anche, cioè, Google ha dichiarato che per noi è importante l'utente e quindi dobbiamo portare il massimo del risultato dell'utente. Ma se il risultato dell'utente, se ci pensi, raramente è l'azienda dove lo vuoi comprare, perché quella te la ritrovi comunque sopra, però attenzione. Poi questa è una cosa cerchi, no? Questa è una cosa che dicono in tanti, ma la dicono anche da molto prima del manifestante, questo è chiaro. E che cosa, qual è la risposta che ti darebbe un dipendente Google, forse diplomatica, forse no? Shopping lo può comprare chiunque, quindi non necessariamente il risultato che vede l'utente è un risultato che lo soddisfa. Mentre invece la potenza dell'organica... Non è proprio vero. No, perché Google Shopping, l'algoritmo di Google Shopping non va a guardare il lead, è solo una delle variabili. Va a guardare la variabile dell'economicità del prezzo, l'affidabilità del negozio. Quindi loro su Google Shopping fanno già una selezione. Perché a meno che tu non vuoi biddare, nemmeno se biddi l'infinito, sei davanti, se il tuo negozio ha un bounce rate alto, se ha delle recensioni negative, se ha tempi di caricamento molto bassi, se non hai l'HTTPS non appari proprio. Cioè, no, non puoi andare. Non puoi proprio andare. Quindi se ti manca tutta una serie di caratteristiche, tu comunque in Google Shopping non ci finisci neanche se pari. Cioè finisci nella undecima posizione. Vabbè, allora, ragionando così, diciamo che dal primo agosto, se fosse vero, il SEO non serve niente. Non serve. Se tanto premia soltanto chi si sponsorizza, allora, cosa lo faccio fare SEO? SEO è ad esempio questo affare qui è SEO. Ma credo che quello non abbia neanche una parte SEO fatta bene. No, questo serve. Ma è molto coglione. Pure un SEO che c'è cioè, del palo. Che c'entro quello che c'entro Amazon? Eh? Sì, è un blog in affare. È un SEO è spintissimo, anzi. Qua mi viene a pensare come mai Amazon ancora su pagine così SEO spinte li premia tanto, perché in realtà è super spinto. Cioè sono quattro di Amazon. No, certo, però se non mi sponsorizzo nelle prime quattro posizioni, non sono nelle restanti sei, nelle prime dieci non ci sono. No, devi fare progetti SEO diversi, di content, come hanno fatto il primo è un progetto di content. Che però non vede in affiliazione. Poi dopo sì. Cioè, nel senso, lui monetizza dal click che c'è su Amazon. Però potrebbe essere anche un e-commerce, tra virgolette. Io sì, allora questa è una cosa reale. Io penso che è vero che lui può fare questo giochino, però è anche vero che non lo può fare fino, ce lo può fare fino a un certo punto. Non dico che adesso ha fatto la regola banale di più semplicemente ha abbassato, secondo me, probabilmente nei vari parametri, quando c'è un sito che è un e-commerce,
probabilmente più difficili, da meno rilevanza rispetto ai siti informativi, perché Google ha deciso che tutto sommato gli convenga anche dare meno visibilità di e-commerce sulla parte organica, anche perché dà ampie possibilità di essere visibili in pagamento, come ben sappiamo. Sì, però un e-commerce che ha che vuole comunque vendere, avrà sicuramente una parte SEO fatta come Dio comanda, avrà una parte sponsorizzata, quindi perché andare a penalizzarlo? L'e-commerce che non ha la parte sponsorizzata non comprerà mai in una pagina, non penso che investa così tanti soldi nel SEO e zero poi nella parte sponsorizzata. No, certo. Nel nostro caso non ha portato a cominciare, cioè noi il shopping lo facciamo anche prima che eravamo lì e continuiamo a farlo con lo stesso budget, ritengo. Quello che ritengo io è cioè quello che volevo dire, tu ovviamente andare a fare il dietrologo e va bene, perché infatti un po' è quello. Quello che dicevo io è, nel momento in cui poniamo che lui sia fair, cioè che non stia facendo questo discorso pieno. Ah, guardate che non è necessariamente un discorso pieno. Cioè, Google può aver detto, per analisi che fa con gli algoritmi, cose del genere, l'utente preferisce trovare siti informativi. Quindi secondo me è esattamente quello che stavo puntando io. Cioè non necessariamente arriva, devo aumentare la trimestrale prossima. Il discorso è possibile che lui abbia cambiato opinione e abbia pensato, ok, Serie Rotelle, istintivamente, se tu stai cercando Serie Rotelle, stai cercando un prodotto. È possibile che adesso invece lui abbia detto, no, secondo me non stai cercando un prodotto, stai cercando informazioni, e l'abbia trasformata in una keyword transazionale, in una keyword informativa. È possibile che le top keyword lui, dopo anni di scarsi tassi di conversione, perché ovviamente questa non è la keyword che converte di più sulla verticale del prodotto, è possibile che lui abbia cambiato opinione e abbia fatto diventare le keyword generiche delle keyword informazionali, dove è più difficile, poi ovviamente AdWords te lo vende, perché te lo vende sempre shopping. È possibile che lui abbia, invece a Wikipedia, le notizie mi sembra una forzatura, sinceramente, però è possibile che lui abbia, diciamo, cambiato opinione, abbia fatto diventare, secondo anche quello che abbiamo visto prima, l'inizio della keyword transazionale, l'abbia tolto proprio dalla keyword transazionale, ha detto no, qui sta cercando informazioni, soprattutto se si tratta di prodotti, diciamo sensibili. E se questa cosa, diciamo, continua ad avvenire, quella parte di utenti che comunque resiste, quella residuale, che cercava Serie Rotelle per comprare il prodotto, non è che si è riversato su, diciamo, la coda lunga delle ricerche, perché non trova più il negozio e il catalogo che lui stava cercando sulla principale, e fa una correlata e va quindi ad aumentare, a mettere pressione sulla coda lunga della verticale di Serie Rotelle. Quindi Serie Rotelle più un attributo pieghevole, super leggera, usata, che è ancora più transazionale, anche se perché qualcuno ovviamente mi ha scartato perché non hanno le Serie Rotelle usate, che è ancora più transazionale. Ovviamente è troppo poco tempo per dare dati, ma quello che noi abbiamo osservato da, e lo condivido con voi, però non ho dati perché, diciamo, è ancora qualcosa di molto molto parziale, la perdita di posizionamento sulla parte generica sulla keyword generica ha portato in realtà non a un calo del traffico, ma a uno spostamento del traffico, perché sono salite non tanto come posizionamento, ma proprio come visite e come tasso di conversione tutta quella coda lunga. Che quindi abbiamo di vedere, questo si ricollega a quanto dicevo stamattina, al di là del fatto che la ricerca sia vocale o meno, sempre più la ricerca composta da 4, 5, 6, 7 parole addirittura diventa qualcosa che comincia a prendere corpo e comincia a avere un certo tipo di conversioni. Se noi facciamo finta, diciamo, diamo per assodato che Google sia fair e che quindi il suo
nel suo aver tolto determinati player dalla keywords di rotelle è da leggere soltanto come una trasformazione dell'intent di ricerca. Cioè lui ha detto, ha cambiato e ha detto ok, questa è una keyword informativa, quindi aggiorniamo il database nel tempo di una database, aggiorniamo il database e mettiamo le notizie invece che i prodotti, perché lui sta cercando le notizie. Chi cercava il prodotto, che è la stessa cosa di corsi, si riversa sulla keyword più lunga, cioè aggiunge una, due, tre parole alla ricerca, la fa diventare di 5, 6, 7 lemmi e ti trova ugualmente. Diciamo, trova non è giusto, nel senso non è che c'è giusto sbagliare, però che Amazon abbia altre quattro posizioni potrebbe a questo punto, se è così, lasciarne una. Se è proprio, però. Potrebbe essere residuale la questione. Nel senso, adesso effettivamente la sovraesposizione su questa keyword è elevatissima. Lui ha tre risultati di ricerca tra i primi quattro. È tanto, è troppo. Qualcuno glielo toglierà, spero. Ma comunque è una cosa anche, diciamo, particolare. C'è un dato molto situazionale, diciamo. Amazon ci sarà sempre, c'è molto per adesso, perché probabilmente ha tolto altri, ha lasciato, in genere quando c'è un update i siti giganteschi guadagnano sempre, perché leva gli altri e lui rimane altissimo e poi avrà correzione, cioè dice ok, le posizioni sono troppe, quando se ne accorgerà gli dirà un due. Magari sui domini così forti, i top Amazon, eBay, dicendo, esisteranno delle funzionalità anche qui manuali tra le cose umane? Da capire, ogni tanto vengono penalizzati. Il discorso sicuramente è che hanno più rapidità di quanto abbiamo noi nel recuperare le penalizzazioni manuali. Quando succedono il caso di Ask, sito inglese piuttosto corposo, penalizzazione manuale di Ask è stata rivista da Google nel giro di 48 ore, cosa che per noi umani non è fattibile. Quindi loro sono molto più hanno molta più facilità di noi nell'uscire da penalizzazioni, che però non è questo il discorso qui. Perché qui non è una penalizzazione, è un cambiamento della serie, anche perché quando cambiano tutti i risultati, e non solo il tuo, ovviamente è cambiata l'opinione. Amazon sicuramente ha più volte, Amazon in vari paesi nel corso degli anni è stato penalizzato per vari motivi e la riconsiderazione è arrivata in tempi rapidissimi, questo sì, cosa che noi arriviamo anche a 90 giorni per avere un riscontro positivo di quello che sia, loro lo fanno 24-48 ore, lì evidentemente c'è una componente amara, c'è una relazionale e quindi umana sul motore di ricerca, perché poi tu lo vedi in serra, che qualcuno te la fa qualcun altro, ovvio, ma esiste un modo per riconsiderare, riconsiderare manualmente o per riportare al vecchio posizionamento un sito, quello sicuramente perché avviene. Su queste cose no, anzi i grandi beccano parecchie mazzate, anzi volendo, quando tu hai molto traffico, fai anche molto più su e giù di quanto non facciamo noi, perché ovviamente tutto ti riguarda, qualsiasi cosa ti riguarda, perché stai su tutte le server, quindi qualsiasi cosa ti riguarda. Trento, avete domande? Siete vivi? A pista su di hotel. Capito tutto. Non abbiamo capito, puoi ripetere, Lisa? E dicevamo che noi per tutti i quali hanno provato a cercare a pista su di hotel. E così noi, se cambiamo qualcosa, insomma, alla fine è tutto in su di Amazon, eBay, e quell'articolo è esatto. E quell'articolo di Presidente di Hotel, forse non ci sono le notizie. Ha tolto le notizie. Sì. Non ci sono, infatti. Ok, per il resto è più o meno simile. Cioè, trova prezzo. Sì, infatti, aspettavamo qualcosa di diverso, invece alla fine è tipo la ricerca federale. Ok, sì, quello vero. Acquista sedia a hotel, devo chiedere ai miei se è una
No, noi abbiamo, cioè, su questo tipo di prodotto, noi abbiamo, questo ve lo dico così, grande riscontro sugli attributi. Cioè, le nostre transazionali sono, quando tu riesci a capire, per esempio, Superleggera è un attributo, come tutti i dispositivi medici, siccome è un attributo di legge, se tu sai che esiste Superleggero, vuol dire che è fatto in un certo modo, vuol dire che te l'ha prescritta il medico, oppure che hai una ricerca. Quindi su questa keyword particolare, ma questo non è una cosa assurda, è una, così è uno da chi ci lavora da un po', le più transazionali sono quelle con l'attributo. Infatti su Superleggera vi compare Sunrise, vi compare Offcar, sono tutti e-commerce, non c'è Amazon, c'è Trovaprezzi, e il primo no, Amazon c'è, diciamo che il primo non la prima notizia, il primo non e-commerce è questo di Sabri.com, che è diciamo in 1, 2, 3, 4, 5, 6 posizione. I primi 5 sono tutti e-commerce. Quindi secondo me quella è la parte più transazionale. Certo, quello che acquistano sarà Superleggera in carbonio, transazionalissima, anche molto molto particolare. Perché ma questo fenomeno del meno e-commerce lo scrivete in tutte le generiche? Cioè è stato è un fenomeno riconosciuto oppure è proprio che hai notato nei tuoi clienti? Non l'ho notato io, l'hanno chiamato Medic Update, non Google, l'ha chiamato Barry Schwartz, che è il giornalista che segue Search Engine Journal, l'hanno chiamato Medic Update perché ha riguardato le categorie Your Money, Your Health, cioè ausilio disabili, farmacie e finanza, assicurazioni, cioè quei prodotti che hanno una rilevanza. Infatti qualcuno dice che sia stato un aggiornamento contro le fake news. Fake news anche fake negozi, negozi non seri, negozi che si dice che... Quindi l'abbiamo notato, lo hanno notato, non è un dato mio, lo hanno notato su scala globale, che ha riguardato i prodotti sensibili, prodotti assicurativi finanziari e relativi alla salute. Per esempio, avendo Drugstore, che già nel nome, infatti abbiamo avuto pochi problemi tra figli di grandi spam e cose del genere, non abbiamo visto, se dovrei fare un'analisi, un grande cambio, pur avendo tutta la parte di integratori e diciamo, presidi medici. Non mi sembra che abbiamo avuto dei cali, ovviamente parliamo di agosto, quindi lo vado a comprare agosto su agosto, che quindi è sempre in crescita perché è difficile parlare, no? L'anno su anno. Dovrei verificare se adesso che è settembre magari vedo qualche differenza. Complessivamente voi avete avuto una perdita, ad esempio, di traffico sul seguito, esatto, questo cambio, oppure semplicemente una traslazione? La perdita di traffico abbastanza consistente, aumento del fatturato e delle conversioni. Tutto sommato si è canalizzato meglio la ricerca. Stiamo ancora capendo, è troppo presto, diciamo che appunto il grafico di dispersione l'ho ancora fatto e stiamo capendo. Non ha toccato il fatturato, motivo per cui non ha aumentato il budget da shopping, perché se fosse calato diffusamente il fatturato sarebbe scattato un panic button, cioè buttando tutti i soldi sul shopping e vediamo quello che facciamo. Siccome il fatturato non è calato, anzi è tendenzialmente è cresciuto più di quanto cresce normalmente di media, non ci siamo preoccupati. Sono aumentate anche le conversioni organiche, anche se su questo progetto, che non è progetto per cliente, è progetto, come sai, il nostro, usiamo l'attribuzione della split, che quindi significa poco l'aumento delle conversioni organiche. Non sappiamo realmente qual è il peso di queste ricerche perse ancora, quindi non ancora non sappiamo. Per adesso, finché il fatturato regge, diventa così una cosa di... Ecco, sui clienti dove utilizzate un modello diverso dalla Splink, usate sempre Analytics o avete un altro sistema di tracking e di misurazione? No, sempre Analytics, a meno che il cliente, solo in un caso... Noi abbiamo usato la Adobe Analytics, ma abbiamo avuto dei problemi mostruosi, ma semplicemente perché non lo so, e neanche io, però, cioè, io non lo so usare, il cliente ce l'aveva perché c'era questa paranoia, non voleva dare i soldi di dati a Google, e noi non lo sapevamo usare, abbiamo avuto dei problemi giganteschi perché non c'era che assumere uno che sapesse, quindi l'ho usato io, ma con mille problemi. Noi, se possibile, usiamo sempre Analytics. Noi usiamo delle analisi anche personalizzate,
tramite Google Data Studio. Uno dei parametri che ci piace di più, ovviamente è premiante per l'agenzia, quindi in parte ognuno prova uno suo, è la percentuale di utenti unici che hanno effettuato la transazione e il first click di quei clienti, che premia molto AdWords, diciamo, su questa cosa qui. È ovviamente una metrica, diciamo, è il profilo migliore, no? È farsi vedere dal profilo migliore, però è molto premiante. Se il cliente lo accetta... Andate con il first click, addirittura. Andiamo col first click delle però non fate attività di display, quindi la parte, ad esempio, post impression non vi interessa più di tanto. No, la facciamo quella. Io adesso stavo dicendo come guardiamo la parte di performance marketing, di search marketing, se ragionando sul motore di ricerca, shopping e AdWords, keyword advertising. E per tutto il resto ci sono vari modelli, noi non ne facciamo tantissimo, ne facciamo, e su quello dipende anche dal progetto, dal mandato. È una parte che comunque sull'e-commerce facciamo meno, i clienti che non sono e-commerce magari lo fanno di più, certo. Se abbiamo un gruppo di palestre che fa un sacco di display, tantissima, ma lì è differente perché non c'è il valore della conversione molto diverso, lì facciamo leading, è tutta un'altra cosa, anzi lì è importante la parte di remarketing dei clienti attivi o dei vecchi clienti, quindi è tutto un altro tipo di progetto. Sul search, sul keyword advertising, che sia shopping o di ricerca, o di ricerca, cerchiamo di portare il cliente sul first click, perché è premiante per altro, ovviamente. Certo. Beh, comunque non se la cava male nemmeno con il last click. Sì, però sicuramente viene meglio, io non ho mai visto un analytics in cui AdWords convertisse più da last click, che i numeri fossero più alti da last click che da first click, sono sempre più alti, mentre invece tutte le altre fonti di traffico ci sono dei casi in cui possono essere differenti. Più che altro, se usi il first click, levi il diretto fondamentalmente, che è una parte consistente, che è una parte che disturba di più gli esperti, cioè noi, perché ovviamente il diretto sembra che è meglio di tutto. Perché ovviamente non viene da nessuna parte, quindi sarà tuo, ti è arrivato così per immacolata la concezione, e quindi diciamo che il first click premia, secondo me, in maniera particolare AdWords. Questo è bene. Avete altre domande da Trento? Va bene, se prima di concludere io una cosa la chiedevo proprio in amicizia, se avete anche dei feedback da darmi, sono ben graditi, senza nessun tipo di problema. Noi in realtà adesso non c'è Carlo, ma dovremmo anche far compilare un registro di presenza, no? Mi sembra che l'altra volta sì. Perché dobbiamo poi fare il reporting della formazione e via dicendo, però non ho la più pallida idea di come si fa. Adesso magari chiamo Carlo e tutta notte lì senza Carlo lo verifichiamo, e credo forse c'è anche il filtro, ma comunque mi interessa. Con Carlo già dicevamo di fare delle survey semplicissime su Google per capire il gradimento, pensando che il mio personale gradimento, che posso già dire che è stato molto interessante, però l'imprenditore non conta mai niente, per cui no, è importante che dopo rileviamo anche il gradimento dei ti ringrazio e il gradimento mi fa molto piacere, anche se volete dirmi se è troppo complessa, come ve l'aspettavate, è troppo semplice, quanta parte delle cose che ho detto sono cose di cui avete familiarità, e quindi magari ho ripetuto una cosa che è ovvia, quanto invece magari è una cosa nuova, queste cose qui. Come volete, io non voglio forzare, però a me fa piacere riceverlo, perché mi fa L'ultima cosa che ti chiederei, se ci puoi fare una brevissima email con semplicemente i nomi dei tre software che in genere tu utilizzi, quelli che ti ho fatto vedere, perché magari dalla registrazione, in maniera tale che possiamo provare a fare qualche simulazione con qualche cliente, perché se questa cosa qua lo dico un po' anche a Trento,
non proviamo a fare qualche test nei prossimi 2, 3, 4, 5, 6 giorni massimo, poi dobbiamo richiamarlo. Perché alcuni passaggi, se ne abbiamo registrati, sarà quella di qua, quella di là, sarà un pochettino più complesso. Mi scrivi il tuo, peraltro il tuo contatto Skype, il mio contatto Skype, già ce l'hai, mi scrivi via me, senza problemi, mi scrivi su Skype. Ok, perfetto. Cioè, questo non è, non c'è. No, ma al di là è molto interessante provare in entrambi i casi, sia per vedere nuove cose o capire io che io farei questo magari con un piccolo lavoro di gruppo, così insieme ce ne veniamo fuori meglio, no? Che farlo il singolo, magari con Carlo e a Trento magari qualcun altro, prendiamo due clienti, uno magari anche in casa su cui non mi fate mai niente di buono, che e facciamo ad esempio pannolini, la butto lì per capire quali sono gli intenti di ricerca delle correlate, quindi magari mi fate una campagna in 5 anni che funziona. No, parte gli scherzi, se lo facciamo solo sulla... sei attivo pannolini, è tostissimo. Lo so, adesso io non ho mai una che fanno, penso sia tostissimo. No, è tosto, però cioè, un lavoro l'abbiamo già fatto negli anni, abbiamo capito alcune cose, infatti è alla fine una keyword che funziona molto bene. Adesso diciamo dopo che abbiamo trovato un po' di dritte, però vale la pena fare un'analisi lì piuttosto con, su un cliente, ad esempio mi viene in mente di fashion su cui stiamo lavorando, per andare a o lato SEO, lato search, sempre. Quelli non sono né uno, sono otto. Sono otto brand, poi una cosa che facciamo uno, lo presentiamo al cliente, se piace. Lo facciamo anche sugli altri clienti, considerando che guarda, sono clienti che hanno anche cataloghi ampi, sì. E anche Draxler, cioè abbiamo un pannolino, ma poi c'ho Cosmesi, per dire, cioè ce ne abbiamo tanti. Sulla Cosmesi vi aspetto, perché ci sono anche io nascosto tra le pieghe, di un e-commerce, diciamo, di Pomezia. Che è molto, quindi magari su e-commerce, sulla cosmetica abbiamo anche altri dati. Io adesso ho portato un'altra cosa, ma ci sono anche. Però al di là del singolo risultato, mi interessa fare l'esercizio per capire come gira tutto e poterlo applicare poi magari anche in fase di pre-sales, no? Quando andiamo da qualche cliente, non dico già presentarci quella cosa perché abbiamo già fatto il lavoro, però magari far vedere qualche esempio fatto su altri clienti e dire ma ti interessa un lavoro di questo tipo? Perché effettivamente è un buon modo di entrare, anche intelligente, perché poi dopo da lì sai già dove puntare, dove chiedere il budget, eccetera. Bene. A parte vari aspetti interessanti di cui non ero a conoscenza, ma perché io faccio cake, e la parte di esercizio secondo me è utile per me, per alcuni clienti che ho, che vogliono fare delle generiche, delle campagne generiche estesissime, deliranti, con poco budget, con, in quella maniera lì, dico no, guarda, facciamo così, facciamo 4 ads group con 4, cioè sparo, però quell'esercizio lì mi aiuta a fare ordine nel delirio di chi ho. Ma infatti quello che ti ho fatto vedere era una cosa, uno studio fatto per AdWords. Io ho sempre avuto grandissima stima per chi deve fare una campagna AdWords, a partire da queste cose sconfinate, da queste generiche sconfinate che sono ingestibili fondamentalmente. E sì, sono la parte più difficile. Tra l'altro questa qua che ti ho portato mi veniva bene, perché mi veniva la correlazione tra le sneakers, è stata fatta proprio per direzionare, mettiamo così, una campagna shopping. Era quello il cioè direzionare la campagna shopping nel senso che gli vai a escludere, cioè per avanti il negativo determinate cose o per... Noi non sapevamo dove saremmo arrivati, la cosa era che c'era talmente tanta talmente tanto volume dentro a quello che noi avevamo pensato di fare, che ci spaventava molto anche solo cominciare. Poi dopo abbiamo comunque ingoiato il prof e cominciamo, dopo 2-3 mesi non andava benissimo, abbiamo comunque messo a posto un po' di cose tramite questa e molte altre analisi che sono state fatte, questa è un pezzo dell'ottimizzazione, e comunque restringendo molto, asciugando molto, alcuni risultati sono arrivati. Poi è ovvio che l'altra cosa di AdWords è che ovviamente il prodotto va fatto a successo di cose.
e-commerce, certo. Pagare, quindi certo. Lì c'erano anche altri motivi per cui certo, non sono le keyword, per cui magari andava male. Però diciamo che comunque è molto migliorata, cioè se vogliamo fare la parte nostra noi abbiamo migliorato molto. Capito. Ah, interessante per me. Non so, le donne del SEO. Ah, molto interessante. Secondo me l'unica cosa sarebbe molto utile provare che tanto a farlo insieme anche con pochi keyword tutto il lavoro, cioè con il grafico, no? Con il tale, perché sono passaggi che sono molto schematici, sì, molto schematici, magari vederlo con un po' anche con qualche tipo, ma vedere come si fa aiuta poi si è arrivato, ma anche solo a capire come funziona un attimo il cambiamento del il software. Questo è un buon film e ti ringrazio. Fermo restando che se ci fossero dei problemi quando lo rifarete mi chiamate e magari forse sì, si dovrebbe approcciare in maniera ma più collettiva. Poi è bello, e poi ammetto che ho fatto un po' fatica a capire la parte di un po' che era accennata e basta. Sì, sì. Però quella forse è un po' più complessa, ma perché è complessa proprio il discorso. Quello è complesso il discorso, poi le mie doti di oratore insomma arrivano fino a un certo punto. No, ma capito, nel senso tu sei stato bravissimo, grazie di invitarlo. E è chiaro che vai a parlare di queste cose, dei dati non strutturati e ti vai a confrontare con cose molto 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 complesse. La questione qual è? È un problema spiegare, riuscire a sintetizzare cose molto complesse, e ovviamente vedi questi cominciano a parlare di inverti, di index, cose indice inverso, di risalire da una parte all'altra e non la finiscono più. Il discorso di queste cose qual è? È riuscire a capire, questo è un mio difetto personale, riuscire a capire fin dove deve andare la conoscenza e quando diventa poi anche controproducente, cioè di lasciare quelle che sono le esigenze nostre e fare marketing. Non è fare gli ingegneri di information technology. Io vengo da un percorso anche accademico molto particolare, sono laureato in filosofia, quindi queste cose mi ci perdo un po' dentro, però è anche un limite. Quindi ho cercato, forse anche, magari è per quello che ti ho confuso, o comunque non hai capito, forse anche di tagliare, cioè certe cose di lasciare un po' da parte, perché dicevo, no, se dico questo poi diventa troppo una cosa accademica di fine a se stessa. Fermo restando che te lo vuoi, se proprio sei CDM, che le vuoi andare a vedere, io l'ho fatto, possono essere interessanti, e ovviamente per capire queste cose poi devi andare anche a... la storia matematica e la trigonometria e queste cose qui. Io in maniera completamente autodidatta e il pazzoide l'ho fatto in parte e ci ho capito quello che ci ho capito, nel senso che non è, io non sono un esperto di information retrieval, non ho problemi a dirlo. Serve solo, a mio modo di vedere, il fatto di capire che la relazione non è necessariamente booleana. Questo è il passaggio fondamentale e quindi non c'è più riscontro c'è o non c'è, ma c'è uno scontro di vicinanza, di prossimità e tra l'altro l'analisi del network ti fa capire anche questo. Immagina su un network di persone, di amici, no? La mia rete di amici, è chiaro che le persone anche più vicine, mia madre, mio padre, la mia fidanzata, i miei amici più cari, sapranno di me, saranno rilevanti per me molto più di persone lontane da me. Quindi questa cosa esiste anche sulle sue chiavi, questo è l'ultimo concetto. E lì poi c'è il precipizio, perché se vuoi approfondire questa cosa, c'è la tana del biacconiglio che è profondissima e puoi andare sull'information retrieval fin dove vuoi, diciamo. È un concetto sicuramente molto complicato, ovviamente. Bene, io tra l'altro sono felice perché mi hanno detto che non dobbiamo fare niente praticamente, quindi siamo rimasti così. Manderemo invece gli esiti della survey che con Carlo volentieri facciamo solitamente quando facciamo la formazione con qualche evento e poi ci teniamo in contatto per sicuramente se c'è qualche altro dubbio invece per qualcosa di ovviamente dunque a te ho lasciato il biglietto di visita e Carlo a poi non c'era, lui ha tutti i miei
riferimenti. Tanto ci siamo scambiati, casualmente abbiamo scambiato il contatto Skype, e quindi c'è anche quello, ma nella presentazione ci sono, non c'è problema nell'usarli, non vi fate problemi nell'usarli, e mi potete contattare quando volete. Grazie anche a Trento per aver seguito, spero abbiate sentito bene, se no lo mettete nella Sarri, la prossima volta troveremo un'altra forma. Cioè, siete riusciti a seguirci abbastanza bene? Sì. Bene. Molto meglio. Ho organizzato io, chiaro. Va bene, ciao, ci vediamo prossimamente. Ciao. Ciao.